siamo a Sanremo. In diretta qui da Sanremo abbiamo Angelo Pintus, benvenuto. Grazie mille, ciao, un saluto a tutti gli amici di Radio Bruno. Bravo, grazie. Che bella voce da speaker che hai, sì, anche. Male che vada, no, male che vada, che è il sogno della mia vita, solo che bisogna lavorare troppo, non c'ho voglia. Perché si lavora tutti i giorni, bisogna prepararsi, no, invece uno va, vedi, va a Sanremo. Saremo calca un palco dove nessuno ha un'emozione né nulla, non tremano le gambe, eh? No, devo dire che sì, no? Ti va proprio in pappa la... Beh, il cervello no, perché bisogna averlo. Va in pappa però un sistema, diciamo, interno proprio. Però non si è mostrato, non avevi nessun cedimento qua, nessun... Fisico? No, niente. Padronanza pura. No, me la sono divertita, dai. È stato proprio divertente. Bello. E devo dire che in sala... Adesso colgo l'occasione perché poi oggi sto leggendo un sacco di cose assurde. Anche perché io ho riso un sacco, posso dirlo? No, ma a prescindere, guarda, uno può avere un gusto, no? Dire, perché le persone possono esprimere, ognuno esprime la propria opinione e va accettata sempre. Non esiste un brutto pubblico, esiste un brutto comico, esiste il pezzo sbagliato, esiste tu che non sei in forma. Non c'è mai, non è che la gente viene messa là e tutti ti odiano, è la miseria, è che... Non è la questione. Invece chi era in sala, secondo me, ha visto una cosa. Chi l'ha vista in video ne ha vista completamente un'altra. Perché se un giornalista, quello del Giornale, scrive anche dei fischi, ma fischi, ma sei fuori di... Ma tu sei pazzo. Il problema è che si parla molto dei comici che non sono più i comici che c'erano una volta, ed è vero, ma i giornalisti anche loro non scherzano, eh. Scrive, uno scrive un articolo, gli altri fanno copia e incolla e lo mettono. Il problema è che gli altri non lo dicono. Ok, lo dico io. Critica il comico, ma tu devi essere bravo come giornalista, altrimenti è un problema, no? Oppure diventi un giornalista radiofonico e lo intervisti e gli fai complimenti perché io ho riso tantissimo. Grazie, no, ma puoi anche non farli, nel senso che io accetto, però devi dire la verità, del tipo, a me non fa ridere, ridono solo i bambini, per dire, intanto ridono. E la questione però non puoi dire fischia, ma che sei fuori di testa. Ma non è vero, è stato invece, cioè, lì in sala mi è piaciuto tantissimo. Primi 5 minuti non mi ricordo niente perché sentivo solo un fischio nella testa. Dopo, bello, però bisogna dire le cose come stanno. Poi, per carità, ci si accanisce, ma va bene. Sera prima Siani, oggi, ieri io, stasera chi c'è? Luca e Paolo. Stasera Luca e Paolo, perfetto. Quindi anche domani. Domani c'è proprio l'esecuzione in piazza, credo, dopo quello che faranno loro, che già io so. A proposito di piazza, so che stai preparando il tour estivo in tante piazze italiane. Sì, faremo anche qualche data estiva, visto che, insomma, voglio dire, l'invernale è andato, non mi lamento, va molto bene, perché a teatro faccio molto ridere. Quindi, insomma, faremo anche qualche tappa estiva. Sì, tra l'altro Radio Bruno, devo ancora ringraziarla perché mi ha fatto la... Cos'era? Un anno fa abbiamo fatto Modena ed è riuscita a mettere dentro quel palazzetto 3.800 persone. Pazzesco. Cioè, da solo, solo la radio. Grande, grazie. Grazie a te. Cerchiamo di averlo ricordato. Fare qualcosa quest'estate. Ecco. Infatti, non a caso no, te l'ho chiesto. E dovremmo invece... fare Carpi, credo. Sì. In zona vostra. Ti aspettiamo. Sì, in piazza. Bella. Ma ci puoi anticipare qualcosa di questo spettacolo estivo? Oppure dopo Sanremo ti metti lì e pensi, insomma, come strutturarlo? Ma sei matta, no? Cioè, ma faccio, non lo so, mancano talmente tanti mesi. No, cerco sempre di mettere qualcosa di nuovo dentro. Boh, vediamo, vediamo. Boh, non ho idea in questo momento. Guarda, anche perché tra un po' inizia Colorado la settimana prossima. Poi aprile inizia il karaoke, quindi infatti, non lo so, tante cose, vediamo. Inizia il karaoke con te, i complimenti di Fiorello sono già arrivati. Sì, sì, mi conta quello. Non voglio neanche immaginare cosa scriveranno il giorno dopo della prima puntata. Scriveranno, dove è finito Fiorello? Già lo sappiamo, quindi va bene così. Ma quindi il codino non te lo fai perché è impossibile, non crescono in tempo. Ma però no, canterai anche oppure aiuterai con le tue imitazioni? Io non lo so, faccio il mio, guarda. No, il senso di questo programma, e sono orgoglioso del fatto che si possa finalmente rifare, non è tanto rifare quello che si faceva 20 anni fa, perché è impossibile, perché Rosario fa tutte le cose fatte in un modo suo ben preciso, che lo identificano. L'importante, secondo me, la cosa che mi rende felice è che andremo noi nelle piazze, ed è più che altro un modo per stare insieme. Cioè, non solo canteranno, ok? Quindi cercheremo di creare una serata dove le persone che stanno lì almeno si divertono. E basta, poi ogni giorno, quindi sai quante risate. Gireremo un po', quindi so già qualche tappa anche, sicuramente in Veneto, in Campania, in Puglia, bello. Bene, allora ti aspettiamo in tutte le piazze, soprattutto nelle nostre aree di frequenza. E ringraziamo davvero. Stiamo ridendo perché c'è un idiota dall'altra parte del vetro
che fa alita nel vetro e poi fa il cuoricino. Ah, che carino. Allora, prima lezione da speaker radiofonico, se vuoi diventarlo, non si dice mai dall'altra parte del vetro. Davvero? Davvero. Ah, ok, dall'altra parte del plexiglass. Plexiglass. Stavo scherzando. Grazie mille di essere stato con noi. Quindi, anche come speaker sono bocciato. No, lezione numero uno, se ne fa tante. Grazie a tutti, Radio Bruno.